Ciao, benvenuti a Petro della Scuola Superana. Siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi, ragazzi, dodicesimo episodio della carriera allenatore. Non vedo l'ora di farvelo vedere. Ci sono tante cose che sono successe. Lasciate subito un bel mi piace, un bel commento. Iscrivetevi al canale. Vi lascio subito con l'episodio. Vamo, vamo, vamos! Ragazzi, eravamo lasciati con questo big match da giocare, Juventus-Napoli. Andiamo un attimo, prima di dare un'occhiata alla posta in arrivo. Buongiorno Alan, volevo avvisarle del contratto di scadenza di Salvatore Siru. Già l'avevamo visto. Ok, poi la squadra Inter Miami vuole comprare Zedatka. Andiamo all'Abmercato, accettiamo l'offerta dell'Inter Miami per Zedatka e poi sarà anche accettata l'offerta a parametro zero. Salvatore Siru ci lascerà uno dei più freschi avuti a Napoli. Allora, ragazzi, ci andiamo a fare questa conferenza stampa prima della partita Juventus-Napoli e poi il via alle danze. Wham-sam-a-bell. Allora, riuscirete a qualificarvi per la UEFA Champions League? Allora, lotteremo fino alla fine. Lotteremo fino alla fine, anche se questo fino alla fine non è che ci piace tanto come frase, ma va bene così. Chi la spunterà? Non ci resta che attendere, perché non voglio sembrare troppo spocchioso. E poi andiamo avanti. Credo che la squadra Juventus sia preoccupata. I giocatori devono pensare meno agli avversari, dobbiamo pensare a noi stessi. Ok, finita la conferenza. Possiamo giocarci questa partita. Siamo pronti. È qui Di Maria che si riscalda. Ma il Napoli è pronto. Il Napoli è carico. Il Napoli c'è. Allora diamo il via a questo Juventus-Napoli. Marova sta Juve. Ragazzi, vai. Bella. Bella palletta sulla corsa per Adama. Bella. Vai Adama. No. Ok, la palla è ancora nostra. Vai Benzema. Schiatta! Cosa ha preso il portiere? Szczęsny cosa ha preso? Non ci voglio credere. Ho sbagliato la battuta. Va bene, è nostra, è nostra. Ok, la palla dietro. Ok, Mario. Schiattalo! No, vabbè, vai giù. Cioè, a parte che la Juve già non sta capendo niente, ma mi sono mangiato due gol nell'arco di 6 minuti. Oh, attenzione, vai giù. Bella. Grande Navas. Vai, ripartiamo. Bella palla. Dagliela subito in profondità per Adama. Mamma mia, cazzone. Adama Traoré, a tu per tu col portiere si mangia il gol. Bella palla riconquistata qui, Benzema bella dentro. Schiattalo! È andato pallone mangiato. Ma dai, ma come si fa? No, break a centrocampo della Juve. Attenzione qui a Vlahovic, non faccio mi dirà. Vlahovic! Grande Navas, ok, mamma mia, che palla qui, che stop. Mi trovo davanti al portiere, Benzema. Mi trovo davanti al portiere, Benzema. Vai, che è nostra, vai. Bravo Dilo, vai. Bella palla, bella Zielu, vai Zielu. Bella palla qua per Adama Traoré, mettila bene in mezzo. Bene in mezzo, veloce, bella, tesa le a mettere, ma no, reda così. Dai, calcio d'angolo, dai, sfruttiamolo. Ok, ci siamo. Vai Traoré! A giro! Niente, non vuole entrare, non vuole entrare. C'è solo occupata dall'altra parte. Bella palla, l'avevo visto. Bella palla, vai, vai. Da quest'altra parte, Traoré. No, così corta. Però va bene lo stesso. Oh, Szczęsny. Oh, wassa mi è una pagana. No. No. Ma che ca... Ma io che non ci penso, guarda quello che stavo facendo. Vai, una prateria abbiamo. Una prateria. Mettila bene dentro. La testata di Kvicha! Varaskelia! Gol sbagliato, gol subito. Stavo facendo un pasticcione esagerato. Meno male che c'è Navas, poi capovolgimento di fronte. E subito! Kvicha-Varaskelia! Niente! Attenzione, chi se l'ha tirata? Mamma mia, grande Navas, vai, possiamo ripartire. Bella palla, vai che ti ho visto, vai Kvara, vai che ti ho visto, vai Kvara, vai che ti ho visto. A giro! No palo! Non ci voglio credere, vai giù. Bella, ma come mantiene bene il pallone Gavi, poi là davanti, eccolo qui, ancora Benzema! Lo schiatta invece no! Vai giù, Szczęsny, migliore in campo in assoluto. Ha preso di tutto. Dai, gestiamola che è finita questa partita. Ultima azione, la metto dentro. Ultima azione, colpo di testa no, non c'è. Vai giù, attenzione. A posto così. E finisce la partita 1-0 per il Napoli. Di ritorno vittoriosi da Torino. Abbiamo un'altra partita molto importante. Abbiamo la partita, il ritorno di Champions League. Ma prima ancora vorremmo sapere se sarebbe disposta all'Irlanda del Nord. No ragazzi, per adesso no, rifiuto offerta e andiamo avanti. Un po'
tutti ci stanno cercando, perché il nostro percorso sta dicendo tanta roba. Ma andiamo avanti, perché abbiamo la partita di ritorno di Champions League contro il Bayer Leverkusen, che se non erro abbiamo battuto 6-3. Ecco qui, andiamo subito a vedere, 6-3 all'andata, quindi in teoria dovrebbe essere tutto a posto. Saltiamo la conferenza, andiamo direttamente alla partita. Magari, vi dico la verità, faccio anche un po' tra virgolette di turnover, perché vorrei far riposare Benzema, che sta giocando veramente tutte le partite, e vorrei mettere il Ciolito Simeone, e poi voglio mettere esterno a sinistra Traoré al posto di Kvaratskhelia e Kim al posto di Rachmani, e al posto invece del maestro mettiamo Oliveira. Siamo giunti a questa partita importantissima di UEFA Champions League, il ritorno. Attenzione, attenzione qui all'attacco del Bayer Leverkusen, la palla dentro, mamma mia, Gluadka, mamma mia, che ho tolto qua con Saliba, grande, grande. Attenzione a Leverkusen che sta attaccando, mamma mia, dai, dai, dai. Siamo partiti molto male in questa partita, partiti molto male, non lo facciamo tirare. Che parata che ha fatto Navas con la mano di richiamo. Dai, 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 non li facciamo tirare. Madre. Comunque Navas 10 minuti, ha fatto già 3 interventoni. Stiamo sottovalutando l'avversario, perché abbiamo vinto 6-3 all'andata, e quindi così è. Magari si è fatto male, chi? Maro, Di Lorenzo si è fatto male. Ci metterà Zano. No, non ce l'ho. Devo fare il primo cambio, ragazzi. Mi hanno fatto male a Di Lorenzo, il primo infortunio tra l'altro di questa stagione. Ragazzi, a questo punto metto Mario Rui a destra e lascio Oliveira a sinistra. Proviamo il maestro a destra. Vabbè. Bene, guardate qui, guardate qui. Pablo Gavi, che palla che dà per Politano. Che palletta, la mette dentro per il Ciolito. E andiamo con la testa. Ma che si mangia? Non ci credo. Chi è Zielli? Bene questo Napoli. Traoré, la mette dentro. E allora il Ciolito, una staffilata potentissima. Ah, attenzione qui al Bayer Leverkusen, la palla dentro, gol. La palla dentro, gol. Ma il Bayer Leverkusen sta giocando, sta giocando. Patrick Schick, da voi. Di corpo, e poi la palla deve andare sicuramente dietro. Ma qui, guardate qui come se ne esce il Napoli. Bellissima palla dentro per Zambonghissa. Sei solo tu, sei solo tu, sei solo tu. E ti mangio gol. Riparte il Bayern. Attenzione su quella fascia, attenzione su quella fascia. Attenzione al Bayern, attenzione in mezzo. Gol. Aiu, gamma fa. Che dobbiamo fare? Stiamo giocando male. Che dobbiamo fare? Bella palla dentro. Ma che palla inutile di merda. Madonna mia, perché non vuole entrare? Attenzione qui, guagli, siamo scoperti. Attenzione in mezzo al Bayern, il gol. Mamma mia, che ha preso, che ha preso, che ha preso. Buona la palla, ma non, nessuno sale. Vai, vai Zielu, vai. Vai Zielu, vai. Fai tutto da solo, Zielu. Fai tutto da solo. Bella per Traoré. A giro. E andiamo. Pensavo che era fuori. Vamos. Con un po' di fortuna, ma facciamo gol. 2-1. Calma, calma. Grandissimo intervento di Pablo Gavi. Che interventone, però perdiamo un altro pallone, perché lì in uscita stiamo perdendo un sacco di palle, meno male, dai, qui, niente, 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 abbiamo perso un altro pallone, in uscita, il tiro e il gol, il tiro e il gol, ancora Schick, e mancano 10 minuti, teniamo il pallone e poi la diamo lì, grandissimo Gavi per Oliveira, la mette dentro. No! Ottimo, ottimo, ottimo. Begarim, Begarim, sei fresco? No, niente, non riusciamo a passare. Vabbè, dai, è finita, è finita, è finita! È finita, è finita. Voliamo in semifinale di Champions col Napoli. Vamos. Ah, di ritorno dall'Everkusen. Facciamoci un salto in posta. Vediamo cosa succede. È stata spostata una partita a Napoli-Sassuolo. Ok, premio torneo 10.600.000, perché stiamo andando avanti in questa competizione. Giovanni Di Lorenzo si è infortunato per circa 5 giorni. Va bene, pensavo di più. Adesso c'è il Lecce. C'è Napoli-Lecce. Ceduto intanto a parametro zero al Brighton. Salvatore Sirigu. Ragazzi, la classifica la conosciamo. Stiamo facendo un campionato praticamente a parte rispetto a tutte le altre, motivo per cui questa partita con Lecce l'andiamo a simulare, però facciamo la simulazione veloce, andiamo direttamente al risultato, dai, speriamo. 1-1, va bene, ci può stare, ci può stare con Lecce, andiamo avanti. E ora abbiamo la semifinale, un'altra semifinale però di Coppa Italia, questa volta con la Fiorentina. Qui palla deviata, ma la palla comunque arriva sulla corsia per... Guarda, li cavate. Questa poteva essere potenziale calcio di rigore. Gavi alimenta l'azione. Ottimo, Zielinski. La palla, bene.
per Simeone. Dall'altra parte Traoré se la sistema e fa un golazo. Il maestro arresta la sua corsa dietro, ancora per Traoré, e interventone del portiere. Sarebbe stato un golazo qui, eh. Ottimo gioco di gambe, bella per Simeone. Fatti vedere, te la do, stai da solo. Il Ciolito se la mangia completamente. Attenzione a Jovic, si è girato il tiro, no, il cross. Mamma mia, la palla ancora per Traoré, che fa fuori un avversario con una finta unica, veramente bellissima. Traoré la potrebbe mettere al centro, la mette al centro, arriva il Ciolito e il portiere la para, ma poi sulla ribattuta c'è ancora lui, altro Traoré. Qui anche Gavi lo recupera sul più bello agli avversari, Traoré. Che parata ha fatto il portiere. Recupero palla importantissimo qui. La palla ancora per Gavi. E la parata clamorosa del portiere. Mette dentro. Colpo di testa! E arriva il gol! Saliba! E avevo visto che era un difensore. Saliba se lo merita, perché veramente altra partita clamorosa anche del difensore. Che bello stacco, e siamo 3-0, quindi 6-2. Ma da Giafanato gol! Con Kvara! Proprio lui, appena entrato! E tragici attacchi da Port. E adesso però raga, andiamo direttamente al risultato finale, perché non ha senso. 4-1 con Simeone. Che cosa ha fatto? Ha sbagliato il rigore alla fine. Non siamo riusciti a trovare un accordo con Zlatka. Ma come, io avevo accettato. Vabbè, col giocatore forse non si è riusciti a trovare un accordo. Va bene, andiamo avanti. Adesso abbiamo Torino-Napoli, e quindi io direi di finire qui questo episodio, e Torino-Napoli sarà l'inizio del successivo.